Per il
fatto della poca presenza, perché sicuramente la recupereremo anche nei giorni in cui la vostra rimarrà aperta, perché ci sono anche delle, diciamo, nell'avvicendarsi degli eventi che sono comunque in programma. Quindi vi prego, ecco, di rimanere in contatto con noi e di collaborare, e vi ringrazio nuovamente. Grazie. Ringrazio l'assessore e il presidente del Consiglio per la cortesia che ci ha fatto in questo bellissimo castello. Ringrazio anche la presidente dell'assessore, ma anche di tutte le autorità comunali. Io ho da presentare un libro, si chiama Il volo dell'Africa, un libro che praticamente riguarda la storia di un centurione romano verso gli anni della tarda Repubblica Romana. Purtroppo il libro, per problemi logistici, non è potuto essere qui presente fisicamente, in settimana sarà presente. Vi voglio soltanto leggere un pochettino alcuni punti rapidamente per capire. Negli anni che vanno dal 57 al 48 avanti Cristo, la potente Repubblica Romana, dopo aver assoggettato molti stati che si affacciavano sul Mar Mediterraneo, forse i suoi eserciti contro le tribù galliche che abitavano l'antica Gallia. I Galli, dopo alcuni secoli di crescita economica e sociale, vennero brutalmente attaccati dai barbari che i romani chiamavano Germani. Sconfitti in alcune aspre battaglie, chiesero aiuto ai romani che intervennero sconfiggendo i Germani. In seguito, sotto il comando del proconsole Caio Giulio Cesare, assoggettarono l'intero territorio abitato dalle tribù celti. Nell'inverno del 53 a.C. i romani vennero sorpresi dalla rivolta della maggior parte dei Galli, uniti sotto il comando del giovane re degli Averni, Vercingetorix. Dopo alcuni iniziali successi, gli eserciti dei Galli vennero sconfitti definitivamente ad Alessia. Il centurione Massimo Vero, insieme all'amico Alfio Rutulo, con la prima legione viene inviato oltre le Alpi nelle Galli per unirsi ai legionari dell'esercito sotto il comando di Cesare. Nel frattempo a Roma molti senatori del partito degli Optimates iniziano a temere Cesare e gelosi delle sue vittorie. Il prefetto di capo incarica il centurione di portare una missiva di grande importanza allo stesso Cesare, il cui contenuto di grande importanza non dovrà essere svelato per nessuna ragione se non al solo destinatario. E così di qua tutta una serie di avventure di accento. Io voglio fare una promessa, questa cosa. Purtroppo il libro sarà già online, comunque nelle biblioteche, ma anche in tutto il mondo, saranno giorni anche presenti su questo nostro castello. Faremo anche una presentazione poi dopo con gli organi competenti al momento giusto, e ho parlato anche con il sindaco. Quindi io vi ringrazio, la vostra presenza è straordinaria. Noi faremo in modo che piano piano molta gente, quelli che amano la cultura, verranno sicuramente, sarà un successo. Grazie. Ringrazio il dottor Natale Curzio per questa sua partecipazione, ringrazio il comune e tutte le autorità intervenute, la dottoressa Sacco che è stata molto molto gentile con noi, ma anche i suoi collaboratori che in questo periodo si sono spesi per organizzare questa mostra. Vi chiedo 5 minuti di pazienza per presentare personalmente i diversi appunto artisti, prima di avvicinarvi al buffet e poi recarvi liberamente alla mostra. Inizio da Michele Paladino, Mikey Paladino, che è l'artista qui presente. Autodidatta, si contraddistingue e si evidenzia per una pittura spontanea ed immediata, attraverso la quale riesce a trasmettere emozioni colorate, ricche di contenuti ideali e fantastici. Le sue creazioni gli consentono di estraniarsi dal mondo. Ciò che produce ipnotizza, estasia, risultando a motivo per il suo nobile, vivace nome di artista, anche rimedio terapeutico. Poi c'è Luisa Andaloro, di origine siciliana, esprime l'arte pittorica attraverso una enorme sensibilità. La ricerca artistica si rivela mediante personaggi di vita quotidiana caratterizzati da espressioni e animi tormentati. Il tratto è morbido o adattato all'opera, i colori vivaci. Non è qui presente stasera, ma espone anche Giorgio Borgesan,
che si forma a Firenze, artista poliedrico, scultore e cultore della materia, l'utilizzo di tecniche e materiali differenti rendono la sua arte ricca di spunti. Ha iniziato da bambino, come tanti, modellando la pasta fatta in casa dalla madre. Poi c'è Maria Pia De Stefano, nata a Foggia, dove vive e si dedica all'arte di qualsiasi genere. Ha frequentato l'Accademia di Belle Arti, sempre a Foggia, al corso di pittura con laurea di secondo livello in decorazione. Predilige la pittura d'olio. I suoi maestri ispiratori sono artisti come Cézanne, Gauguin, Renoir e Van Gogh. Scrive anche poesie in vernacolo foggiano. Michele Affatato, qui presente, nato a Foggia il 29 settembre del 60, autodidatta, la sua espressione artistica è figurativa. Scultore sul legno, dice di sé: oltre a disegnare sulla tela bianca il soggetto, infatti il modo di realizzare le sue opere è rigorosamente eseguito senza schizzo preliminare a matita. Michela Sepe, eccola. Michela Sepe, artista foggiana dall'animo alato e anticonformista, la sua produzione artistica, giudicata con consensi e premi, spazia dalla pittura d'olio all'iconografia, all'arte presepiale. Non smette mai di conoscere e approfondire altre forme d'arte. C'è poi Pino Palmieri, eccolo, artista foggiano autodidatta con notevoli capacità espressive, innate qualità pittoriche e tecniche ineccepibili. E l'identikit di Pino Palmieri, che da 40 anni vanta al suo attivo numerose e suggestive composizioni pittoriche, nature morte, paesaggi, campagne, boschi, cattedrali e ritratti, sono i soggetti rappresentati dallo stesso, magistralmente e con estrema precisione. Il suo iperrealismo, quasi esasperato, rende le opere una fotografia. C'è poi Piero Camuso, regista, pittore, scultore e cultore della fotografia. Ama rappresentare soggetti simbolici e di matrice impressionista. Si approccia alle diverse forme d'arte rappresentative con animo di scoperta e ambigua riflessione. Le due fotografie qui esposte sono parte di un progetto più ampio che vede, in numerosi scatti, la donna nella sua emancipazione. C'è anche Valentina Burchio, no, cioè nel senso espone, ma non è qui presente, e ha inaugurato la mostra, e vi lascio al suo ultimo intervento, il maestro Zaissa, nato in Siria, ad Aleppo, città da poco liberata dai terroristi dell'ISIS, a soli 13 anni, pensate, nel 75, lontano 75, fa la sua prima mostra personale. La sua fame creativa si esprime in immagini corte come fiori dello spirito, i colori vibrano con il calore dell'anima in un quadro etico di bellezza e verità. Grazie.
Thank you.
Brindisi, prendisi a parte.